Io guadagno molto, chiedo parecchio. Sì, ma paghi l'affitto di questa casa e mantieni la tua famiglia al paese. Beh, ecco, vedi, conosco il valore del denaro e so fare fruttare anche un centesimo. Sei straordinaria. Credi? Ma se finora ho vissuto con la mia famiglia, come dicevi un momento fa, è perché ho fatto l'università. Ma questo non significa che sono attaccato ai pantaloni di papà. Ho fatto l'ultimo esame soltanto ieri. Non puoi pretendere che oggi già guadagni dei soldi. Ma io non ti ho chiesto questo. Ci sono molti modi di pretendere. Io ti ho solo offerto aiuto. Sì, lo so. Ma quando offri qualcosa, sali in cattedra e pretendi di insegnarmi a vivere. Io non so come ho fatto a passare tanti anni chiuso qui dentro senza vedere nessuno o sapere cosa succedeva al mondo. Perché avevi interesse a conseguire una laurea che ora sei fiero di avere? Non lo so se la mia massima aspirazione sia quella di fare il medico, non lo so. Vuoi forse dire che io ti obbligo? No, non intendo questo. Ma quando io volevo lavorare, né tu né mio padre me lo avete permesso. E ora mi rinfacciate che non ho denaro per aprire un mio studio. No, ti stavo offrendo aiuto. Certo. L'unica cosa che ti interessa, Rosa, è ottenere ciò che hai cercato in tutti questi anni. Il matrimonio. Sei stato tu a chiedermelo quando tornasti. Certo, Rosa. Ma era in quel momento che io volevo sposarti, non dopo 5 anni. Dovevi studiare, ricordi? Dovevi finire l'università. Certo. A te è sembrato conveniente. Volevi sposare un medico e non uno studente. Conveniente. Credi che abbia fatto un buon affare a stare con te? Quale sarebbe stato questo buon affare, Roberto? Aspettare e rinfacciarmi ciò che non ho mantenuto. Non hai fatto il tuo dovere. L'hai detto finalmente. Quale sarebbe questo dovere, Rosa? Non avrei potuto comportarmi meglio. Non ti ho mai tradita, nemmeno con il pensiero. Neanch'io. Tu sei una donna che ha avuto un figlio. Stai attento a quello che stai per dire, Roberto. Un figlio da un uomo che si è comportato come mi sono comportato io. E come mi sono comportata io? Forse quello che ho fatto finora non ha nessun valore. Hai fatto semplicemente il tuo dovere. E tu? E io cosa? Cos'hai? Qualcosa da rimproverarmi? Avanti. Ho la laurea, no? Eravamo d'accordo che avrei studiato, ora che vuoi. Nient'altro. È sufficiente. Ora mi interessa soltanto il futuro. Che farai, Roberto? Farò quello che voglio. Per la prima volta in vita mia. Va bene. Ma spiegati. Ti ascolto. Metterò lo studio dove mi pare. Troverò il denaro di cui ho bisogno, ma da solo. Perché? Il mio denaro che ha? Ha un interesse troppo alto. Di che interesse parli? Tu lo sai molto bene, Rosa. No, non ti seguo. Io credo che hai capito benissimo. Ti riferisci al matrimonio? Sì. Credi che ti obbligherei? Nessuno mi obbligherà a fare nulla. Non era mia intenzione. Credo che tu non abbia pensato ad altro per tutto questo tempo. E ciò non dimostra che ti amo. Tu hai uno scopo. E per raggiungerlo vuoi prestarmi quel denaro. Non ho mai fatto piani su di te. Io credo di sì, Rosa. D'accordo, come vuoi. Cosa farai? Non ho ancora deciso. Quando arriverà il momento te lo dirò. Davvero magnifico. E io nel frattempo che faccio? Sto qui ad aspettare. Fa quello che vuoi. Ehi, certo che mi piacerebbe andarmene lì. Tornare in Norvegia, andare in Danimarca, anche in Svezia, ma... Ma prima o poi tornerei qui. Non vorresti fermarti là? No. Ma tu, Claudio, non sei nato da quelle parti? Sì, per questo mi piace andarci. Per rivedere la mia famiglia e i vecchi amici. Ma col biglietto di ritorno in tasca. Ah, e perché? Beh, potrei semplicemente dirti che il tuo paese è molto bello e il discorso finirebbe lì, ma...
Ma la verità è che io non conosco nulla di questo paese. L'unica città che conosco bene è Buenos Aires. Ed è a Buenos Aires che intendo stare. E ti piace? L'adoro. Dire che mi piace è troppo poco. Vedi, Ramon, è tanti anni che lavoro qui, che vivo qui. Capisco. Ti ci sei affezionato. Tu no? Beh, io ho Teresa. Ma questo cosa ha a che vedere? Lei è la persona migliore di Buenos Aires. E Teresa è come un pezzo del mio paese. La sua vicinanza allontana la nostalgia. Stare con lei è come sentirmi a casa. E ne sei davvero innamorato? Sì, come te. Tu di Buenos Aires e io di una donna. Beh, anche Buenos Aires in fondo è una bella donna ed è famosa. Però fa l'indifferente perché in fondo ha tanti innamorati. E a volte è anche un po' burlona, tu sai cosa intendo. Sì, è terribile se non sai difenderti da lei. Terribile? Sì. Perché? Perché non ti guarda né ti ascolta se non le parli ad alta voce. Non ha alcuna pietà. Io vado. Senti, ce l'hai il fazzoletto? Sì, sì, mamma. E i soldi? Sì, sì, ho i soldi per l'autobus. Oh, soltanto per il viaggio. Aspetta, ti do qualche peso, se casomai tu avessi voglia di un sandwich. Beh, magari... Grazie, mamma. Ehi. E dove vai ora? Dove vai? Vado a salutare Mina, è evidente. Perché? È già uscita. Dove è andata? Non ti ha detto niente? Ah, no, non gliel'ho mica chiesto. Chissà, forse aveva un appuntamento. È una ragazza così carina. Tu pensa agli affari tuoi. Ehi, ma cosa dici? Dovresti chiederlo a lui, si diverte a prendermi in giro. Chi io? Ma no, solo perché ho detto che Mina è una ragazza carina, per questo ti sei arrabbiato. O è per l'appuntamento? Ma no, scherzavo, Serafino. Comunque devi tenerla d'occhio, in sai. In questo senso Claudio ha ragione, sai. Non chiudere la stalla quando i buoi sono fuggiti. Perché non andate al diavolo? Oh, ma guarda che modo ha di dire le cose questo ragazzo. Chi lo immaginava? Sì, ha commosso anche me. Non ho voluto dirglielo lì, non era il caso che ci mettessimo tutti a piangere durante la festa. Ma ti assicuro che papà mi ha fatto tanta pena. Sì, sembrava veramente depresso. Non è vero. Se ne stava tutto solo. Sai, una volta ho visto così anche mia madre. Prima, quando stavo male, voleva proteggermi dal mondo. Difendermi ad ogni costo al punto che non sapeva più che fare. Loro fanno tanti progetti sui miei figli. E noi faremo lo stesso con i nostri. Sarà così per te, ma non per me. Non ti capisco. Non posso avere figli. Ma non dire assurdità. E neanche mi sposerò. Ma che sciocchezza, si può sapere il perché? Ho vissuto sempre cercando di mostrarmi normale. Spiegati meglio. Avevo poche energie e ho dovuto amministrarle bene. Io non posso lavorare. Ma neanche io lavoro. Però porti avanti una casa. Alla nostra provvede mia madre. Non credere che sia molto pesante. Tu hai un marito. Lavorare per lui è una cosa che fa piacere. E stirare qualche camicia non uccide. Non fidanzarsi mai. Non sposarsi, non avere figli. Sono le tre regole d'oro che deve osservare chi è malato di cuore. Angelica. Per sempre. Non credo. Hai recuperato benissimo. Sì. Ma devo stare molto attenta a quel che faccio. Posso uscire una sera, ma non sempre. Se poi faccio tardi, devo dormire di giorno. Sai, mi stanco. Come tutti quanti noi. Per gli altri non è diverso. Chiunque conduca una vita molto attiva ha bisogno di più riposo. Sei molto buona e sai come consolarmi. Ma io non ho bisogno di consolazione. Sono perfettamente consapevole di quali siano le mie condizioni. Che peccato. Avevo fatto progetti su di te. Su di me?
Ti vedevo così in gran forma che ti immaginavo già sposata, con figli e... ti verrà da ridere. Ma pensavo a te come alla moglie di Roberto. Perché dici questo? Non ci fare caso. Perché me l'hai detto? È per lui. Roberto ti ha detto qualcosa? No, non mi ha detto niente. Avrebbe dovuto dirmi qualcosa? Che stupida sono. Tra noi c'è solo una buona amicizia. Ed è un peccato. Mi nascondi qualcosa? Mi dispiace, ma sono sincera. Ti posso dire che tra tutte le ragazze che ho conosciuto sei la prima con cui ho subito legato. Grazie. Sei proprio sicura di non avere chance? È doloroso vedere come ti sei ridotta. Si direbbe che non avete mai litigato. Era da parecchio che non discutevamo così. Questo è vero. Ma prima che ti trasferissi qui, ricordi quanto era geloso del maestro? Se me lo ricordo, Teresa. Quanto mi sono sacrificata per lui. E tutto questo perché? Per riuscire a ottenere quello che volevi, che Roberto si laureasse. Sai che mi ha detto? E l'ho fatto solo perché volevo sposarlo. E che c'è di male in questo? Ah, non lo so. Beh, anch'io penso sempre al giorno in cui mi sposerò con Ramon. Penso a come sarà il vestito e faccio un sacco di progetti. Ma questo capita a tutti, Rosa. È una gioia che io non riuscirò a provare, sembra che non ne abbia diritto. Ma aspetta, perché si è arrabbiato? Che gli hai fatto, Rosa? Che cosa gli hai detto? Gli ho offerto del denaro per aprire uno studio privato. Ma come? Si è arrabbiato per questo? Dice che preferisce i soldi del padre. Beh, allora è meglio per te. Non lo so se davvero è meglio, Teresa. Non so se questo migliorerà la situazione. Stasera stessa o domani lo vedrai tornare docile come un agnellino. Se lo dici tu. Aspetta e vedrai quando cominceranno a mancargli i tuoi baci. Credi che ne sentirà la mancanza? No, santo cielo, Rosa, stai proprio parlando come se l'avessi conosciuto oggi, come se quell'uomo non ti amasse, Rosa. Tu pensi che mi voglia bene, Teresa? Davvero lo pensi? Ma sì! Qual è il tuo problema? Uno studio? Ho io la soluzione. Senti, i miei giorni di visita sono lunedì, mercoledì e venerdì. Potresti usare il mio studio gli altri giorni. Qui, a casa tua? Certo, qui non t'andrebbe. La casa è abbastanza grande per lavorarci. E così inizieresti subito. Sì, verranno. Certo, i primi tempi dovrei essere paziente. Anch'io mi annoiavo e passavo il tempo a leggere. Oggi non ho tempo neanche di aprire un libro. In cosa ti specializzerai? Non ho ancora deciso. Beh, dovresti pensarci. Essere uno specialista fa comodo, rende molto. Ecco, potresti fare psicologia del rapporto di coppia, avresti un sacco di clienti. No, non mi interessa. E cosa ti interessa? Non lo so, pensavo a cardiologia. L'influenza di Angelica. A proposito, e Rosa? Sta bene. L'hai rivista ultimamente, vero? Sì. E ora che hai intenzione di fare? Non lo so. Non penserai di sposarti, voglio sperare. Tuo padre ne morirebbe, ti avverto. Come stai?
Bene. E Tony? Sta giocando in giardino. Chiamalo, ti va? E perché? Non posso vedere mio figlio. Quando vuoi, lo sai. Ma credevo fossi venuto per parlarmi di qualcosa di importante. È vero. E allora parliamone subito, d'accordo? Molto bene. Ho deciso di aprire il mio studio a casa di mio padre. Va bene. E questo cambia qualcosa tra noi? Dovrò lavorare sodo per pagare i debiti. Questo cambierà tante cose. No, questo cambierà soltanto i tuoi sentimenti. Adesso basta con queste storie. Per te sono solo uno che non ha mai fatto niente di valido. Che cosa hai saputo fare fino ad oggi? Ho tenuto fede alle mie promesse. E fuggendo le manterrai? No, io non sto fuggendo. Io invece credo di sì. Certo. Quando sarò nelle condizioni di farlo, io ti farò tacere. Non è solo questione di soldi. Certo che è questione di soldi. Ma adesso non voglio parlare di questo, Rose. Adesso quello che voglio sapere è quando posso vedere Tony. Scordatelo. Che hai detto? Che tu non lo vedrai. Tony è solo mio, hai capito? E anche su questo dobbiamo intenderci. Tony è solo mio. Ma che ti ha detto? Non voglio dividerlo con nessun altro. Lui non ha niente da imparare da te. Non è del tuo livello sociale, te lo ricordi? È un figlio del popolo, come me. Io ho il diritto di vederlo, Rosa. Non mi obbligare a ricorrere alla giustizia. E invece dovresti farlo, Roberto. Ora vai dal giudice e raccontagli tutto, ma fin dal principio. Perché non ci vai? Che c'è? Hai paura? Ma che stai dicendo? Paura di cosa? Non puoi mica costringermi a sposarti. Per carità, certo che no, del resto non lo accetterei. Io volevo vedere cosa sarebbe accaduto, arrivato il momento. E il momento è arrivato. E ora so tutto quello che volevo sapere, ho un quadro completo di te. Ma che cosa ti sei messa in testa? E da quando qualcuno può obbligare un uomo a sposarsi perché ha avuto un figlio da una donna? Un uomo deve sposarsi per chi ha promesso di farlo. Perché sei ritornato qui in ginocchio, non te lo ricordi? E perché per 5 anni non hai fatto altro che fare progetti in presenza anche di tuo figlio? Io non voglio abbandonare mio figlio. Lo so questo. Tu vuoi abbandonare me? No, no! Se tu non insisti. Io insisterei. Ma andiamo, Rosa, ti prego, io non posso fare miracoli. Dovrò lavorare 10 anni per ridare quei soldi a papà. E chi ti impedisce di restituirglieli? Tu! Stai facendo progetti, parlando di date, di matrimonio. Rosa, perché non possiamo aspettare ancora un po' di tempo? Finché ti farà comodo. No. Hai visto? L'unica cosa che ti interessa è questa. Io sono stanca di aspettare, Roberto. Io non ti aspetterò tutta la vita. Tu sei venuto a cercarmi in quella stanzetta, ricordi? E mi dicesti che non potevi più vivere senza di me. E io ti ho creduto. E ho aspettato che tu ti organizzassi la vita. Ora invece ho capito che i tuoi studi erano solo una scusa. Come ora è una scusa l'apertura e l'organizzazione del tuo studio. E quindi basta aspettare. Certo. Tu vuoi estorcermi un sì. Cosa? Tu vuoi obbligarmi. No. Oramai non posso. Hai già fatto tutto senza di me. Ma che una cosa sia chiara. Chi vuole mettere fine al nostro rapporto? Sei solo tu. Sì. Questo è chiaro. Chi vuole chiuderlo sono io. E che ne sarà di Tony? Te l'ho già detto. Non potrò rivederlo? No. E questa è la tua vendetta? Questa è la mia vendetta. Se così mi vendicherò. Io veglierò su tuo figlio. Io educherò tuo figlio. Io gli darò la mia vita.
Ora forse non puoi capirlo perché sei pieno di rancore. Ma sarà proprio questa la mia vendetta. Tu non vedrai più tuo figlio. E io così mi vendicherò nella maniera più crudele. Non lo puoi chiamare in modo che... che possa salutarlo? No. Non voglio che viva un addio che non potrebbe comprendere. E cosa gli dirai? Affari miei. No, non solo tuoi, e non obbligarmi a cambiare atteggiamento. Come, per esempio? Potrei togliertelo con la forza. Oh, non potresti farlo. Per togliermelo avresti bisogno di una forza che tu non hai mai avuto. E poi che ci faresti con Antonio? Lo daresti forse alla tua famiglia? Che direbbero vedendoti arrivare con questo zingarello? Oh, Rosa, Rosa. Ma perché non continuare a vivere così? Perché io voglio continuare ad essere una donna onesta. Anche se forse non ti ho dato abbastanza motivi per crederlo. Ma lo so, nessuno può negarlo. È solo che ora non posso sposarmi, io... ti chiedo di aspettare ancora un po'. E quant'è un po'? Ma che fretta hai di sposarti? Ma perché non continuare a vivere così? Possiamo vivere felici, amandoci, rispettandoci. Perché invece vuoi complicare la vita? No. Ma perché no? Perché non voglio continuare ancora ad essere quello che sono. Cosa? Una donna coraggiosa? Una donna ammirevole? Ma anche una donna non degna di sposarsi con te. Sposarsi, sposarsi, è l'unica cosa che ti interessa. Sposarti con chiunque, con me o con chiunque altro. E va bene, Rosa. Da oggi allora dovrai cercarti qualcun altro. Perché con me è finita. Viaggio improvviso, sai, figliolo. Ecco, non è potuto venire e mi ha avvertito per telefono. Un viaggio? E dove è andato? In Europa, dove vive il nonno. Ma il nonno è tornato per la festa. Questo è vero. È tornato per dargli un bacio in premio, ma dopo è dovuto tornare a casa. E papà è partito con lui? È naturale, suo figlio. Ma anch'io sono suo figlio, ma perché non mi ha portato con lui? Tu andresti via con lui, Tony. Senza di noi. Quando ritornerà, mamma? Non lo so, tesoro, penso tra poco. Ma tu... non aspettarlo tanto presto, sai. L'Europa è molto lontana. Starà via molto, Rosa. Io non lo so, forse anche un anno. E quant'è un anno? Un anno? Sono tanti giorni, Tony. Quanti giorni mancano a Natale? Quasi un anno, piccolo. Quasi il tempo che manca perché torni il tuo papà. Tu stai piangendo. È per colpa mia. No, figliolo, no, non è colpa tua, no. La colpa è di tuo papà, lo sai? Non dirgli così, Teresa. Ma non è la verità, forse? Carlo gli ha fatto quella proposta, in fondo per iniziare qualunque studio va bene. E poi il suo è già ben avviato. Ed è grande abbastanza per tutte e due. Tre pomeriggi a settimana visito io e tre pomeriggi a settimana ci sarà lui. Che te ne pare? È un'offerta molto generosa. Roberto è come un fratello. Noi siamo amici da tanti anni. E ora, figuriamoci, molto di più. Non lo so. A me piacerebbe che aprisse il suo studio qui a casa. Ma perché questo? Tra un anno o due sarà in condizione di farlo da solo. Sì, ma potrei aiutarlo io. Ma questo non sarebbe un peccato, Nicola. Il mio studio è libero il martedì, il giovedì e il sabato. Beh, starà a lui decidere, anche se io ormai da tanti anni lo sognavo al lavoro qui.
Ma erano sogni ad occhi aperti. Buonasera. Ah, ciao. Ciao. Ciao, parlavamo proprio di te. È logico, ero l'unico assente. Come stai, papà? Come va? Come stai, Carlo? Bene. Eccoci qui, a decidere della tua vita. Ah, non mi dire. Professionale. Dove vuoi ricevere i tuoi pazienti, in casa o nel suo studio? Mi fate ridere, quali pazienti se l'unica che ho per giunta a metà con un altro è Angelica? Mm-hmm. Per questo vuole specializzarsi in cardiologia. Ah sì, questo non lo sapevo. Se è questo che gli piace. Gli specialisti guadagnano più dei medici generici. Papà, non si diventa specialisti solo perché lo si è scelto. Bisogna studiare molto, poi farsi conoscere. E introdursi in certi ambienti non è molto facile. Ma come dice tuo padre, se ti piace. Non sarà solo il cuore di Angelica che ti preoccupa. Sarebbe già un buon motivo. È un cuore buono e nobile. Sensibile e coraggioso. Sembrava quasi una dichiarazione. Non dire sciocchezze. Angelica è solo un'amica molto cara e molto fragile. E io voglio soltanto aiutarla. Dai, non prendertela così. Ah, sono solo dei brocchi che non corrono neanche, li hai visti, no? Non credere, al calcio non si può vincere sempre, io sì. Sì, ma non si può neanche giocare come 11 belle statuine. Dai, domenica giocheranno meglio. E anche se fosse? E chi se lo scorda questo pomeriggio allo stadio, non è giusto, te l'ho già detto. Spendi una fortuna per i biglietti e poi ti fanno passare una domenica in questa maniera. Ma tu che cosa credi, che loro si divertano a perdere? Ma che vuoi che gliene importi? Se fosse così non perderebbero mai allora. Beh, ma anche l'altra squadra giocava bene se non sbaglio. Ma che stai dicendo, ma che stai dicendo? Davanti al Boca quelli non erano niente. Beh, allora tu non sfiduciarti, la settimana prossima andrà meglio. No, oggi dovevano vincere, non dovevano fare la melina, oggi dovevano vincere. Ah, dai, non te la prendere. No, ciao, io sono. Salve, Pierina. Sto bene, grazie. Sai, oggi è venuta Mirta a trovarci. Ah, a chiedere qualcosa come... No, a salutarmi e per chiedermi se ti avevo visto. Ma vieni a spiarmi, allora. Mi ha detto che sicuramente saresti venuto qui a parlare della partita con Esteban, no? Guarda come ti conosce. Questo è pericoloso, no? Cosa? Che una donna conosca così bene il suo... E perché? Tu non la conosci? Sì, forse è vero, ma il fatto è che di solito le donne ti nascondono le cose, sì. E tu non sai mai quello che pensa. Mirta non è così, lei dice sempre quello che pensa. Se non fosse la stessa Mirta che conosciamo noi, forse quella che conosce lui è una Mirta diversa. Tu credi? Ma quante Mirte ci saranno? Non vorrei passare il resto della tua vita seduta su quella poltrona, Rosa. Tu devi cucire. Ma se tu mi dici sempre che lavoro troppo? Beh, però adesso ti potresti distrarre un po'. No. Ma Rosa, non ha certo crollato il mondo dopo tutto. Lo so. Tu hai un figlio a cui pensare, non lo dimenticare. No, stai tranquilla. Hai degli amici che ti vogliono bene. Hai i tuoi genitori. C'è Ramon e tuo padre. Vorrei andare a trovarlo. Ma perché fai così, Rosa? Anche altre volte avete litigato, no? Sì. Ma mai come oggi. D'accordo, ma poi è sempre tornato. Sì, però oggi gli ho chiesto di sposarmi e questo l'ha terrorizzato. Certo che gli fa proprio una gran paura il matrimonio. Quello con me. Perché dici questo? Perché non sono all'altezza. Voi me l'avevate detto, ma io non ho voluto credervi. Forse avreste dovuto sposarvi prima, quando lui te l'aveva chiesto. Forse era un'altra bugia. Io credo che ti avrebbe sposata pur di riaverti. Forse. È veramente un bravo ragazzo, José, vero? Sì. E alla fine ha trovato la felicità con Mirta. Sì. Ah, se lo merita. Anche se il fatto di essere felice in realtà non c'entra molto con i meriti, no? Perché ci sono tanti mascalzoni che vivono sempre contenti. Si accontentano di poco. O la vita ha dato loro di più.
Tu non credi che la vita sia più benevola con i mascalzoni? No. Divide tutto in parti uguali. La gioia, le lacrime. Ma tu è da tanto tempo che non ridi. Ma che sciocchezza stai dicendo? No, dico la verità. È da molti, molti anni che a malapena riesci a fare un sorrisino. E questo non ti riguarda? No, riguarda la tua vita, certo. Quella vita che non è uguale con tutti, che tu ne dica. Quella vita che non si accorge quando un uomo onesto nasconde un tesoro nel suo cuore. Quella vita che non ci avverte mai quando è in arrivo la tristezza. Quella vita che non sa essere giusta. C'è una ragione. Non vuoi mangiare, Rosa? No. Hai deciso di morire? Sarebbe meglio. Hai dato da mangiare a Tony? Sì. Mettilo a letto. Ora sta giocando in camera. Gli ho già messo il pigiamino. Senti, Rosa. Di. Tutto si dimentica, lo sai. Il tempo guarisce le ferite. L'unica cosa che è senza rimedio è la morte. Lo so. Tu sei stata buona con lui. Sei stata leale. E anche stupida. No, Rosa, tu non hai niente di cui pentirti. Ah, sì. Io mi sono pentita per avergli creduto. Di essermi illusa con tutte le sue bugie. E di averlo aiutato tanto. L'unica cosa che mi dispiaceva era non riuscire a capire quei libri così difficili su cui lui studiava. E così avrà anche riso di me. Lui ti ama, Rosa. Ma è un vigliacco. No, Teresa. Lui non mi ama. Un uomo innamorato non ti dice, beh, addio, me ne vado. Un uomo che sa amare non mente solo per trarne dei vantaggi. E quando arriva il momento di mantenere la sua promessa, non se ne va. Un uomo che ti ama resta al tuo fianco, Teresa. Perché non sa vivere senza di te. E non ti abbandona. Roberto non mi ha mai amata. E questa è la verità. Come sta, signora Pierina? Bene, e tu come stai? Bene, la ringrazio. E il maestro? È l'ora in cui torna da scuola, no? Te ne ricordi ancora? Mi ricordo tutto, certo. Sai, non sei più venuta. Io avevo le mani legate, signora Pierina. Ma ora è finita. È tutto passato. E
Il maestro è già in casa? Sì, ci sono le vacanze e lui sta studiando. Davvero? Rosa. Ho sentito la voce e non mi sembrava vero. Beh, certo, dopo tanto tempo. Eh già, maestro. È da tanto tempo che non vengo. Non vuoi entrare? No, voglio restare qui in cortile. Come quelle sere in cui uscivo a prendere il fresco, a riposarmi. Ma adesso hai il tuo giardino? Eh sì. Vuoi prendere qualcosa? Una bibita fresca o del caffè? No, grazie, sono qui solo per parlare con il maestro. Allora vi lascio. Ma chiamami prima di andartene. E com'è stato? Lui sta molto bene, è cresciuto. So che lei ogni tanto lo vede. Sì, Teresa me lo porta qui. Permesso. Vuoi sederti, Rosa? Maestro, io sono venuta a farle una proposta, ma tutti i vantaggi saranno per me. No, non ti capisco. Io voglio imparare, maestro, il più possibile. Voglio che lei mi insegni tutto quello che sa e se necessario verrò a lezione tutti i giorni. Ma come, hai già finito il corso? Sì, l'ho finito e adesso ho una certa pratica, posso lavorare senza avere più problemi. Allora, volevo sapere se lei è disponibile. E dove verresti a lezione? Può venire lei a casa mia. Ma questo non ti creerà delle complicazioni? No. Ecco, e poi volevo dirle, maestro, che io voglio pagarla. Se rubo un po' del suo tempo è giusto che paghi, non crede? Adesso posso, lo sa, ho molti clienti e non ho più problemi. E quell'uomo non dirà niente? Mi riferisco a Caride, il padre di Antonio. Ecco, no, lei può stare tranquillo. Perché? Che cosa è successo? Ramon mi ha detto che ha discusso la tesi e quindi è arrivato alla laurea. Sì, è laureato. E allora? Perché dici che non interferirà sulla tua decisione? Avete litigato? Sì, lui non verrà più a casa. Perché? Lo sa. Dice che l'unica cosa che avrei fatto durante tutto questo tempo è pensare a sposarmi. E questo non è vero? Ma certo che è vero. Era nei patti, ma adesso lui me lo rifaccia quasi come se fosse un crimine. Ti ha colpevolizzata. Maestro, io so che mi sono comportata molto male con tutti voi. No. Io vi ho abbandonati per difendere qualcosa da cui credevo dipendesse la mia felicità. E adesso mi rendo conto che lei è l'unico amico che ho al mondo, maestro. Lei è un uomo intelligente, un uomo buono. Ma mi dica, perché Roberto mi ha fatto tutto questo? Perché non me lo spiega lei? Una volta io ti ho ferita con la mia sincerità e l'hai rifiutata. Per favore. È molto difficile dare un giudizio su questa storia, Rosa. Ogni persona è diversa. Lei pensa che lui non mi ami, non è così? Non come meriti, Rosa. Ma cosa posso meritare io? Sono solo una povera ragazza ignorante. Tu sei una donna meravigliosa. Oh, non dica così, la prego. Tu sei la donna più straordinaria che io conosca. Questo però lui non me l'ha mai detto. Perché non ti dà il giusto valore? E perché non lo fa? Perché si sente superiore a te, Rosa. E anche in questo ha ragione, no, Rosa, maestro. No, tu stai sbagliando. Quello è un uomo senza volontà, senza carattere, senza forza per imporsi o decidere. Perché non si è sposato 4 anni fa, secondo te?
Ecco perché io ho voluto che studiasse. È chiaro. E lui naturalmente ha lasciato decidere a te, scaricando tutta la responsabilità sulle tue spalle. Ma lui doveva studiare. Perché? Tu gliel'avresti impedito, forse? Proprio tu, Rosa? Una donna che sa badare a se stessa? Una donna che mantiene un figlio? Cosa sarebbe cambiato? Quell'uomo ne ha approfittato in tutti questi anni. Sì, questo è vero. Ma era un grosso sacrificio offrirti una casa e il rispetto che tu meriti. Ma lui invece non ha apprezzato neanche quel mondo meraviglioso che tu gli avevi costruito. No, e adesso? Certo. Adesso si starà chiedendo se tu sei all'altezza di essere sua moglie. No, no, perdonami, Rosa. Ho esagerato. Non si preoccupi, maestro. Lei non mi ha detto niente che io già non sapessi.